Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a Fatima, al Castello Templare di Tomar e a Costanova do Prato. Ricordatevi di mettere like a questo video e iscrivervi al canale. A tra poco. Storia di apparizioni e pastorelli. Adesso siamo vicini a Fatima e quindi andiamo a fare un salto. Benvenuti nel 13° episodio di questa serie del nostro viaggio on the road tra Spagna e Portogallo. Per la prima tappa di oggi vi portiamo a Fatima, dove c'è il santuario. La storia di Fatima probabilmente la conoscete tutti e quindi, essendo così vicini, non potevamo non andare a visitare un luogo così importante nel mondo. Il santuario è comunque facilmente accessibile e ha un ampio parcheggio completamente gratuito, quindi arrivarci è facile. Adesso piccola sosta al santuario di Fatima. Il santuario è già pieno di prima mattina, però fortunatamente, essendo enorme, la folla si disperde. Gli ampi spazi agevolano l'arrivo dei fedeli e c'è ovviamente la cappella delle apparizioni. Poi ripartiamo in sella alla nostra Harley Davidson perché è arrivato il momento di raggiungere un luogo abbastanza vicino, il convento di Tomar. Il convento de Cristo, detto anche castello di Tomar, è un vecchio castello templare. I templari furono infatti decisivi nella cacciata dei Mori e quindi nella fondazione del paese portoghese. E così nel 1160 fondarono il castello di Tomar come roccaforte militare più avanzata del paese. E ora siamo al Castello Templare di Tomar, il Convento di Cristo. L'ingresso in questa roccaforte vi lascerà un po' spiazzati, perché è un ingresso completamente gratuito, con tante parti in ristrutturazione quando siamo andati a visitarlo. E quindi un pochino di confusione, perché vi chiederete sicuramente: ma è possibile che tutto ciò sia gratuito? Anche se non volete entrare all'interno del convento, vi consigliamo assolutamente di fermarvi al castello. È veramente vasto, anche se non bisogna perdere veramente tantissimo tempo per vederlo tutto, però è bellissimo passare su questi camminamenti con una vista spettacolare. È un bel castello, però siamo entrati gratuitamente, probabilmente grazie a gratis, perché ci sono un sacco di ristrutturazioni, quindi non stiamo capendo se si può entrare a vedere dentro oppure no. E ora vi spiego la nostra facile confusione. Come sapete, se avete visto la serie, il Portogallo è veramente un casino e quindi trovare gli ingressi è difficile. Gira, gira, gira! Siamo riusciti a trovare l'entrata del Convento di Cristo. E già dai soffitti della biglietteria potete capire quanto può essere bello questo castello all'interno. Siamo riusciti a entrare finalmente. Il castello è veramente particolare. Ci sono stili arabi che si confondono con invece stili più europei. Certo, lo stile dei Mori prevale sempre in queste zone e in generale ti colpisce tantissimo con tutte queste mattonelle ceramiche che ricordano tanto gli azulejos di Siviglia. La visita al convento costa solo 6 euro e vi terrà impegnati almeno un'oretta, facendo le cose fatte bene, senza correre troppo da una parte all'altra, perché il castello è veramente ampio e all'interno ci sono un sacco di dettagli. Ogni angolo di questo castello vi stupirà per il suo stile. Siamo all'interno del convento e c'è una bellissima chiesa. Chiesa dentro al convento è decisamente il pezzo forte, è l'unico posto infatti dove vi controlleranno i biglietti. Ogni angolo di questa chiesa è finemente decorata con un sacco di dettagli, affreschi, dipinti, insomma è uno spettacolo per gli occhi. Siamo stati alcune decine di minuti a guardare questa chiesa, non fatevi perdere troppo dai dettagli perché sennò non riuscite più ad uscire da questo castello, perché effettivamente, guardate che roba, è tutta decorata finemente. E poi usciamo da qui e finalmente
torniamo all'aria aperta. Ci sono un sacco di chiostri da vedere, ma soprattutto la finestra della casa capitolare in stile manuelino è uno dei capolavori dello stile manuelino. Questa altra zona del castello all'aria aperta vi lascerà sicuramente a bocca aperta, ma anche poi andando nuovamente all'interno del castello passare per un dedalo di corridoi che vi riporteranno a vedere la facciata della casa capitolare e poi nuovamente nei sotterranei, insomma una serie di cunicoli anfratti in quelle ambientazioni misteriose ed esoteriche raccontate nei romanzi contemporanei quando si parla dei Templari. E avviandoci verso l'uscita, guardiamo attraverso questo forellino, cominciano le zone dedicate al refettorio e anche alla preparazione poi di pane e olio con il forno. Prima volta che lo dico da quando siamo in Portogallo, ma 6 euro ben spesi per entrare in un museo. Alla fine, bello grande, bel giro, vale la pena. Lasciamo il castello di Tomar, ma è ora di pranzo finalmente. Piccola sosta pranzo da Burger King. E così abbiamo provato anche un buonissimo Burger King portoghese e ripartiamo in sella la nostra Harley per raggiungere una concessionaria Harley Davidson, la concessionaria di Harley Davidson Centro, che sta proprio al centro del Portogallo. Abbandonata la natura portoghese, siamo arrivati in città, in una zona più urbanizzata, dove ci fermeremo solo per la concessionaria perché la nostra meta è il mare, con Costa Nova do Prado, città che vi racconterò tra poco, comunque posticino fantastico con delle casettine veramente caratteristiche. Nuova tappa del viaggio, Harley Davidson Centro, qua a Pombal, Portogallo. Souvenir presi, anche la patch di Harley Davidson Centro, la chip, adesso si riparte. Ripartiamo nuovamente, vi dicevo, la meta è Costa Nova do Prado, decidiamo di non farla però dalla zona centrale del Portogallo, ma di spostarci verso il mare, quindi abbandoniamo una zona piena di foreste per raggiungere la costa. Dobbiamo arrivare a Figueira da Foz, dove c'è un grande ponte che attraversa il fiume e che dà poi appunto sull'oceano, e raggiungere così finalmente tutta la zona di Costa Nova do Prado. In questa serie di ponti cominciamo a trovare un po' di traffico, abbastanza code per andare verso nord, e il motociclista davanti a noi sta un po' in piedi sulle pedane. Abbiamo fatto parecchia coda su questo ponte. La vista da questo ponte in realtà è abbastanza bella, peccato per la serie di guardrail che restringono la strada e oltre a restringere la strada limitano un pochino la vista. In Portogallo ci sono un sacco di questi ponti grandissimi dello stile veramente americano, come il ponte a Lisbona che somiglia moltissimo a quello di San Francisco. Procedendo in direzione nord capiamo perché insomma c'è questo traffico, questa coda, non soltanto per la quantità di auto ma anche per un incidente. Qua a sinistra vedete di sfuggita c'è un ragazzo che ha fatto un incidente con un motorino. Passato l'incidente la situazione come sempre si sblocca, diventa più scorrevole. Siamo stati abbastanza fortunati durante questa vacanza, non abbiamo incontrato grandi incidenti, però sì, abbiamo fatto qualche coda, ma niente di incredibile, poteva andarci decisamente peggio essendo in pieno agosto. Allora, continuiamo verso nord, dicevamo, perché dobbiamo raggiungere Costa Nova do Prado, un posto molto turistico, bello non soltanto per queste casette che poi andremo a vedere, dallo stile un po' alle cabine che ci sono in Riviera Romagnola, no? Righe bianche e rosse, verdi, gialle, insomma tante righe colorate. Ma oltre alle case tipiche, chiaramente a Costa Nova c'è anche una grande spiaggia, ed è una location particolare perché si trova in una lingua di terra un po' circondata dal mare ed è meta di turismo marittimo, balneare, insomma il classico turismo estivo. Sicuramente le temperature non sono alte come quelle del sud Italia, però si sta bene.
Questa sarà l'ultima tappa per oggi, perché dormiremo proprio a Costanova do Prado. Abbiamo trovato un ostello per surfisti, molto carino per quanto riguarda le fotografie. Abbiamo visto un giardinetto dove stare fuori e mangiare, e quindi oggi vivremo il Portogallo anche un po' da surfisti, da backpacker, come usa tanto fare, sì, perché il Portogallo è una nota meta di surfisti, dove zaino in spalla, tavola da surf, si va di ostello in ostello a cercare la prossima onda. E Costanova è una località balneare popolare anche per chi ama gli sport nautici, il windsurf, insomma in generale per chi cerca una bella stazione balneare in Portogallo, ma è bella anche dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, perché si trova su una ria, un fiordo in portoghese, e quindi andando verso nord abbiamo l'oceano a sinistra, ma a destra ancora il mare di questo fiordo che entra all'interno dell'entroterra con il fiume Aveiro. E infatti la ria de Aveiro è anche chiamata la Venezia portoghese, grazie ai numerosi canali che la attraversano e alle tipiche imbarcazioni in legno. Come vedete, piuttosto che fare un'autostrada, abbiamo deciso di raggiungere Costanova proprio da una statalina che passa direttamente sul fiordo. Siamo arrivati a Costanova e quindi possiamo cominciare a vedere le tipiche casette, chiamate dai portoghesi paleiros. Bene, siamo arrivati a Costanova do Prado. Adesso facciamo un girettino. Abbiamo visto prima le casettine a righe, ne abbiamo viste tantissime. Andiamo a vedere un po' la spiaggia. Eccoci arrivati in spiaggia! Che bello! Qua stanno andando via perché è un po' tardino, però si sta bene. Guardate il mare. Costanova Riccione. Bella spiaggia, bella bianca. Bel mare. Beh, pienone qui a Costanova. Tanta gente. Molto bello. Molto bello, sì, sì. C'è anche un bel clima, si sta bene. E adesso andiamo a vedere le casette tipiche, quelle con le righe. Bello. Al di là della spiaggia, però, siamo nella tipica costa sull'oceano piena di arbusti. Eccole qui le case tipiche di Costanova. Tutte righettine. E guardate che belline le casettine. Qua è la costa, quella interna, molto bella. Lasciamo questa zona di Costanova per risalire un attimo sul trike e andare a vedere il faro. Scelta forse non delle migliori visto l'orario, perché c'è un traffico incredibile andando verso nord. Raggiungiamo un po' a fatica il faro e vedete, il sole sta cominciando ad abbassarsi e tramontare. Piccola sosta per vedere l'obelisco e poi il faro. Ed eccolo qua, il faro di Costanova do Prado, il faro più grande che abbiamo mai visto in Portogallo. È gigante, gigante. No, vabbè, non è gigante, però è grande. Ripartiamo quindi, superato nuovamente il traffico dell'esodo dalla spiaggia verso le case, attraversiamo l'Aveiro per raggiungere l'altra parte di questo fiordo con il vecchio faro nella zona portuale del porto di pesca, dove abbiamo questo ostello per surfisti che ci aspetta. L'odore e la vista probabilmente non è dei migliori, siamo proprio in una zona portuale con i classici capannoni di rimessaggio delle barche. Quindi questo qui a destra è l'ingresso del nostro ostello, anche bar, e poi facendo il giro dell'isolato si raggiunge il retro con una zona più privata dove la strada viene utilizzata dai proprietari dell'ostello come zona ristorante. Siamo arrivati nel nostro hotel della sera.
Eccoci qua nell'ostello da muerte. Ehi là. Ciao. Ciao. Sto controllando i souvenir. Siamo nell'ostello per surfisti, hotel per surfisti, tutto per surfisti. E ci sono i surfisti, e c'è un baretto qua sotto, c'è puzza di pesce nell'aria. E tutto bene. Siamo noi. Tutto bene. Trike, c'è dietro una Royal Enfield. E qua è l'hotel, bar, Tuscos. Surf. Allora, la camera. Mangiamo qualcosa. E adesso birretta. All'esterno dell'ostello l'atmosfera è anche carina, con queste lucine che illuminano il parco. Siamo in attesa della cena. La pasta, abbiamo preso due paste. Pasta portoghese. Spaghetti. Alla bolognese. Carbonara. E la carbonese. Come qua è molto carino. Giardinetto, con le lucine. Luci, molto carino. Si bello. Sta bene. Sì. Sta bene, fresco. Freschino, sì. Sta venendo un po' freschino adesso. È passata un'oretta, sono qua con il faro. E sono arrivati 20 kg di pasta, un piatto gigante. E adesso proveremo ad assaggiarlo. Incredibile, la pasta è buona. È al dente. C'è persino l'uovo invece della panna. Incredibile. Sua carbonara, la mia bolognese, 3 kg di bolognese. Bene ragazzi, noi proviamo a dormire anche se non si può, perché il bar qua sotto farà rumore tutta la notte. La mattina sveglia presto, ma mica tanto, perché comunque prima delle 8 non ci fanno fare colazione. Poi praticamente ultima mezza giornata di Portogallo, vedremo Braga, quindi nel prossimo video ci sarà Braga, Vigo, eccetera eccetera eccetera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Alla prossima.